In questo video, come leggere nella mente di un uomo. Allora, se vuoi leggere nella mente di un uomo, se vuoi capire, diciamo così, quali sono i segreti della mente di un uomo, devi utilizzare ovviamente la comunicazione non verbale, ma non soltanto, devi fare un'analisi, diciamo così, dei suoi turbamenti, ma quindi delle cose che gli interessano, del livello di coinvolgimento, stimolando logicamente e leggendo la risposta analogica, la risposta non verbale, la risposta che ti darà questa persona. Questo è il modo migliore per leggere nella mente di un uomo. Per provare, diciamo, a diventare l'oggetto dei suoi desideri. Ovviamente devi presentarti intanto come una donna aperta, una donna sorridente, una donna positiva. Questo è perché, diciamo, se ti presenti come una sempre incazzata, depressa, beh, non otterrai il risultato. Prima devi aprire la porta, devi far sì che l'uomo ti accetti, devi far sì che l'uomo voglia interagire con te, sia motivato, sia stimolato a interagire con te. Questo è fondamentale. Inizia, diciamo, quindi ad avere anche un linguaggio non verbale aperto. Tieni presente che è molto importante anche la paralinguistica, il tono della voce che usi. Una donna è molto importante anche, diciamo che è vero che l'abito fa la monaca da questo punto di vista, quindi deve essere, come ho detto sempre, come ripeto, ma ripetita iuvant, un abbigliamento che ti faccia apparire sexy, sensuale, seducente, sexy ma austera, un mix tra istituzione e trasgressione, che però insomma, un abito che possa presentarti a tua mamma fondamentalmente. Quindi io ti consiglio sempre una gonna tubino nera sopra il ginocchio, non tanto sopra il ginocchio, però tanto essendo stretta, magari sedendoti riesci a stimolare, e con delle scarpe non da zoccolona, da tacco 15, ma tacco 7, tacco 8, poi puoi alzarlo un po' di più fino a tacco 10 se sei bassa di statura, ma altrimenti 7-8 è il tacco giusto. Questo per non apparire subito eccessivamente trasgressiva. Poi, una volta che sei accettata, tra virgolette, inizia a utilizzare delle frasi. Devi andare a capire intanto dove sfrugugliare, dove, come dire, far scarpetta poi sui suoi turbamenti e le zone che tu puoi utilizzare, i punti che tu puoi utilizzare. Sono fondamentalmente, diciamo, capire come sta con la famiglia d'origine e quindi la famiglia acquisita, se ha una famiglia acquisita, se è sposato o meno. Insomma, puoi leggere nella sua mente. Per capire se è sposato, ad esempio, basta che dici una semplice frase: "Ah, sai che una mia amica ha una relazione con un uomo sposato, non lo sapeva che lui era sposato." Se lui su questa frase raschia, è sposato, o va indietro, o si gratta la testa, e vuol dire che hai toccato un punto fondamentale. Poi, se invece non dà segnali di questo genere, non dà scarichi di tensione, vuol dire che probabilmente non è sposato, magari potrebbe essere impegnato, e allora rincara la dose. Invece un'altra mia amica, pensa a te, non era sposato, ma era impegnato comunque in un'altra relazione. E anche lì, bam, vai a capire il tipo. Ecco, devi capire il tipo di risposta che dà. Qualunque risposta emotiva che dia su queste frasi è comunque impegnato, perché se dà la risposta scarichi di tensione, ma anche se dà un gradimento, vuol dire che è quello, è comunque. Diciamo, è contento che tu non hai sgamato a lui. Se invece dà scarico di tensione, significa che, come dire, ha paura di essere sgamato, ma in entrambi i casi è impegnato. Soltanto se non ci sono scarichi di tensione, tu puoi capire che quest'uomo non è impegnato.
Ecco, poi puoi valutare, diciamo, in questo modo, avendo, come dire, il semaforo verde, il semaforo rosso, tante cose, no, di questa persona. Quello che ti consiglio di capire, almeno capire se è impegnato, se è sposato. Secondo, capire, diciamo, se vuole impegnarsi o se vuole sposarsi. Perché tanto se hai a che fare con uno che non ce n'ha per le palle, è molto difficile stravolgere completamente l'idea di una persona, no? Cambiare completamente il suo modo di pensare. Questo non dico che è impossibile, ma vuol dire che inizia una strada già direttamente in salita. Perché iniziare una strada in salita quando sarebbe molto meglio iniziare una strada in discesa, diciamo così? Quindi valuta attentamente quali sono le cose che ti dice, le cose che tu vai a stimolare per stuzzicare. Perché se tu dici, ad esempio, una frase, sempre alla solita amica che si è sposata, o anzi, meglio dire un mio amico si è sposato ed è felice di essersi sposato, se questo a lui genera invece una tensione negativa, in questo caso, vuol dire che non ha voglia. Se la tensione che gli genera invece è positiva, vieni in avanti, si tocca le labbra, si accarezza dei capelli, eccetera, eccetera, allora, o la testa se non hai capelli, allora vuol dire che in quel caso lì l'emotività del matrimonio, della convivenza, di quello che tu vai a stimolare, allora è positivo. Ecco quindi che in questo modo avrai la capacità di valutare tante cose di questa persona. Anche la sua situazione economico-finanziaria è importante valutare, perché magari uno ti dice che millanta, che è pieno di soldi e poi non ne ha. Se tu dici anche qua un'altra frase importante, ah, sai che una mia amica ha conosciuto uno che le diceva che era ricco, pieno di soldi, poi ha scoperto che è morto di fame. Se su una frase del genere questo si inizia a grattare, inizia a raschiare o anche dare segnali positivi in questo caso, vuol dire che in ogni caso o ha paura di essere sgamato oppure è contento di non essere stato sgamato. Perché se in questo caso non dovrebbe dare nessuna emozione, se lui invece ha una situazione economica solida, una situazione economica stabile. Ecco, in questi modi tu riesci a cogliere esattamente quali sono, diciamo, riesci a leggere esattamente nella mente di una persona, riesci a leggere esattamente nella mente di un uomo e quindi poi puoi valutare anche come agire per conquistarlo, per sedurlo, per farlo innamorare o se vale invece la pena, se è molto meglio levarselo dai coglioni perché è una persona che non si merita le tue attenzioni. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Taramasco ufficiale, e seguimi su TikTok. E mi raccomando, iscriviti al canale.